Assolutamente un grandissimo risultato. Sono estremamente contenta, come dire, di poter in qualche modo dare questa informazione all'utenza, ai cittadini palermitani e anche a quelli dell'Interland, perché qui sorgerà il nuovo drive-in che darà supporto a quello che già viene fatto in Fiera del Mediterraneo con il commissario Costa, grazie alla volontà anche dell'assessore Razza che ha immediatamente colto il mio grido d'appello rispetto a quello che sta succedendo in questi ultimi giorni. Tantissimi cittadini si riversano presso le farmacie, presso i centri, appunto il centro della fiera, con difficoltà incredibili per i tempi d'attesa e anche purtroppo per la difficoltà anche nei tempi per avere l'esito dei tamponi. Allora credo che questa sia una realtà estremamente importante perché valorizziamo ciò che già abbiamo, l'Istituto Zooprofilattico che è una grande realtà dal punto di vista proprio tecnico e scientifico e dall'altra la possibilità di poter servire un'altra parte della città e un'altra porzione di territorio che vedrà appunto la possibilità di fare 500 tamponi al giorno, sia rapidi che molecolari, ma quello che è importante è che verranno fatti gratuitamente. Io rappresento l'Istituto Zooprofilattico che ancora una volta quando viene chiamato ad aiutare la collettività è pronto. Noi abbiamo già fatto grandi esperienze nel processamento dei tamponi dove siamo stati i primi in assoluto per quantità e per qualità. Oggi siamo chiamati a dare un ulteriore contributo per alleggerire la tensione e soprattutto grava sulla fiera e su altre strutture secondari, la nostra professionalità che è formata da biologi e veterinari e che sono quelli che avranno un ruolo e un'opportunità di crescita professionale unica a livello siciliano. Sarà cura nostra occuparci anche delle varianti che verranno recuperate e che sono in corso di approfondimento e che poi noi custodiamo all'interno di una biobanca che è unica nell'ambito dell'Italia meridionale, per cui per noi è veramente un onore e un piacere poter contribuire ad aiutare la collettività siciliana. Qui in istituto verranno processati 500 campioni al giorno, è possibile effettuare la prenotazione per giorno e per fascia d'orario. E questo eviterà il formarsi di grandi file di macchine e di creare un aggravio al traffico del quartiere Cuba Calatafimi. Il tampone è destinato al cittadino vaccinato e sarà gratis. Questo è un buon esempio di cooperazione tra le istituzioni, perché qui la Regione, nonché l'Istituto, ma anche il Comune di Palermo hanno collaborato perché veramente in pochissime ore si sta dando vita a un esperimento che crediamo e speriamo che sia utile ai cittadini palermitani e quelli dell'Interland.